cammina Emma con le sue gambe fini e una valigia con dentro soltanto lo stretto necessario. Un gilet arancione, il rosario al collo, gli occhiali e un cappello per proteggerla dal sole, ma soprattutto una fede incrollabile che da 25 anni la sorregge nel suo lento pellegrinare per il mondo. Ho voluto fare un'esperienza mia personale, andare a Lourdes in bicicletta. Così, non proprio per pellegrinaggio, ma per anche provare le mie possibilità e, diciamo, come una bimba, quasi per fare una sorpresa alla Madonna. E in 10 giorni e sono 1350 chilometri, quindi sono fatte 130 chilometri al giorno. Ma ero giovane, avevo appena 66 anni. Ora Emma di anni ne ha 94 ed è la pellegrina più anziana d'Italia, ma nei suoi occhi brilla ancora quello sguardo da bimba che con stupore guarda le stelle nel cielo. Sono andata su una panchina e mi sono messa lì e lì ho passato la mia prima notte di pellegrina, però non da sola, c'era un vicino in giro che faceva mau mau. Ho detto: guarda che sei nato disperato come me. Me la sono messa insieme. E tutte e due abbiamo, lui ha scaldato me e io ho scaldato lui. E abbiamo passato la prima notte sotto le stelle così. Da allora, di notti all'aperto, Emma ne ha passate davvero tante. Su un foglio scritto a mano tiene il conto dei chilometri percorsi, ben 40.000. Il frutto di una promessa fatta su un letto di ospedale prima di un difficile intervento. Ovviamente dovevo ringraziare lei. E come faccio? E questa signora dice: beh, fai un po' di penitenze. Dice: no, non mi va a fare penitenze. Che penitenze? No, io non so. Allora fai preghiere, fai. Non mi andava bene. Fai dei digiuni, fai un'offerta copiscua. Di cosa ci do, quel che non ho. E poi mi dice: potete fare un cammino a piedi. Ah, questo mi gusta. Un cammino che l'ha portata in tutto il mondo, persino in Argentina, dove è diventata una vera e propria star. La storia dell'Argentina nasce che è venuto Papa Francesco. E io mi sono detta: ma guarda un po', io non sapevo niente della Madonna dell'Argentina. Ma mi tocca morire senza essere... io ci vado. E così Emma decide di partire, ma un incidente stradale la costringe a letto per diverso tempo, fino a quando, un passo alla volta, riesce a rimettersi in piedi e, senza dire niente a nessuno, parte. Per farla breve, la polizia mi ha accompagnato 40 giorni fino a Lucano. E si è unita una folla grande lungo la strada, si fermavano le macchine, piantavano lì la macchina e venivano con me. La abuela peregrina, la nonna pellegrina, così la chiamavano in Argentina, attratti tutti da quella donnina, dal sorriso rassicurante. Ti raccontano i magoni, diciamo, che hanno dentro, e si sentono liberate dal peso che li soffoca di queste vicende che hanno travagliato, travagliano la loro vita.